danzatore, viene già benissimo a prescindere dal No, sì, beh, ovviamente Neri ha un po' costruito questo personaggio sull'onda delle cose che ho fatto come coreografo, come pseudo coreografo del programma di Serena Dandini. No, a me piace, mi diverte veramente ballare e muovermi, mi piace trovare il lato comico di alcuni passi, cioè parodiare, mi diverte molto parodiare quel modo di ballare che hanno in certi settori, no? Cioè il rock, il palco balla in un modo, il ballerino di fila balla in un altro, no? E l'idea di ironizzare, perché di ironizzare, insomma, mi diverte molto fare la parodia dei vari stili, insomma, che si possono avere nella danza, anche perché io volevo fare il ballerino da bambino, ma mio padre me l'ha vietato, per cui insomma poi sono inventato questo ruolo proprio per cercare di dare sfogo a una passione che in realtà ho da tempo. Domanda di rito, cosa direbbe Grande Capo Sticazzi questo film, su nuovo cinematografico? Bisognerebbe fare la domanda a Grande Capo. Certo. Grande Capo Sticazzi, che cosa pensa di questa nuova avventura nei riparenti De Laurentiis al cinematografico? No, non l'ha fatto, la devo fare io perché c'è un nome. Ah, okay. Allora, perché sennò lui non può dire il suo nome. Allora, Grande Capo, allora, noi quest'anno facciamo per la seconda volta un film, l'altra volta si intitolava Colpi di Fulmine e quest'anno invece si intitola Colpi di Fortuna. Questi ragazzi pensa che tanto come Mannaia questo film arriva sempre ogni Natale. Ecco, questo è il giudizio del Grande Capo Sticazzi. Ultima domanda, il Trentino, come si è trovato? Io rispetto a Lillo sono trovato molto bene, lo trovo bello, ha detto una grandissima ricchezza naturale, una grandissima cultura, c'è una bellissima urbanistica, c'è una grande accoglienza, quindi io davvero mi sono trovato bene, non capisco lui perché abbia questo astio, questo limone contro il Trentino. Sta mettendo scuderosamente perché io vengo in Trentino già di mio da circa 20 anni perché amo sciare, per cui sono un fan del Giro dei Passi, per capire. Ma hai sempre detto che non è proprio Trentino lì, è più è Alto Adige, sì. Però è un caso, però poi amo, se non fosse per lo sci, ma non è vero, amo il Trentino, amo la montagna e amo i Trentini. Falso. Ma non è vero, vengo sempre qui in vacanza. Grazie mille. Abbiamo sentito che tutti e due siete innamorati del Trentino, tutti e due non potete fare a meno di venire a fare le vacanze qui, è vero? Beh, io le vacanze no, no, ma io è vero, perché a parte il Giro dei Passi che effettivamente è adito che faccio da anni, però amo la montagna da morire, qui sono le montagne tra le più belle del mondo, per cui ovviamente, e poi amo il cibo trentino, amo i trentini, insomma mi trovo benissimo qua, infatti sono contentissimo di 3 volte venire a girare qua. Perché mi ingrasso di 3 kg, 4 kg a ogni film. Come sì. No, ma è vero, ma è verissimo, perché io sto cercando di fare la dieta, ma riesco a farla a pranzo, perché c'è il pranzo quello, insomma, sai, quello sul set che è abbastanza tranquillo, pettino di pollo. Poi la sera stinco. Patate che fantastiche in padella, fatte col burro, le cose, come fai? Cioè, come fai? Prendo questi 4 kg, andiamo. Vabbè, parliamo del film, vado. Sto maestro di danza. Ma il vero protagonista, guarda, il maestro di danza in realtà che io interpreto è abbastanza è giusto l'abbrivio del film. In realtà il film parla del rapporto che ho con Greg, che interpreta un fratello che mi arriva in eredità. Quindi diciamo che il colpo di fortuna in questo caso è un'eredità che io penso sia un'eredità, come dire, sostanziosa, anche perché non me la passo benissimo in realtà, perché sono appunto un ex ballerino che ha smesso con 4 figli, la moglie e tutto quanto. Invece l'eredità appunto è un fratello minore, poi minore in realtà solo un anno meno di me, però appunto sembra, io all'inizio penso sia un fratello più piccolo, un bambino, invece è lui che è minore in quanto un anno meno di me. E da lì succede di tutto, perché sai, avere un matto in casa, perché lui insomma è un matto, però è un matto genialoide, ed è un matto che poi alla fine del film ci regala una bella sorpresa e ci spiazza un po' tutti. E diciamo il sapore delle nostre episodio è una favola comica, la definirei così, perché è proprio una struttura da fiaba, insomma, però fa secondo me molto ridere.
diverti molto di più per il semplice fatto che vai e vai giù, vai, insomma, non ti fermi ti scaldi. Poi spesso noi ci capita che ci divertiamo a tal punto che ci scappa da ridere, però la fortuna è che molte delle nostre cose sono registrate, tutte possono interromperci e ripartire da capo. Però quello che mi diverte molto invece è comunque a me personalmente fare un film, perché io amo il cinema, per cui riesco tantissimo, sono appassionato, cioè proprio colleziono film eccetera, e quindi diciamo questi momenti di pausa lunghi che ci sono in un film li sopporto bene, perché poi penso al prodotto finale e soprattutto mi piace vedere comunque come si muove sul set.